Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz. Questo è il primo episodio della nostra partita con la Persia. In questo momento non siamo ancora Persia, siamo Ardabil, ma abbiamo fatto tutto quello che era necessario per fondare il paese. Ardabil siamo partiti quanto nel 1444, quindi 60 anni fa con anzi no, 70 anni fa con questa regione qui che aveva solo 9 di development, forse anche di meno. L'abbiamo sviluppata tra l'altro un pochettino, abbiamo provato anche a rubare un pochino di manpower, giusto per, ma non è una cosa che secondo me ha senso fare. Comunque, siamo partiti da qua grazie al nostro alleato Karakoyulu, siamo riusciti pian pianino a crescere, abbiamo distrutto la Georgia, i popoli a nord del Caucaso e siamo finalmente riusciti a imporre il nostro volere sui Timuridi e chi c'era qua prima di loro, quindi a Ajam, grazie ovviamente a Karakoyulu e al super nostro alleato Mushasha. Molto bene, quindi oggi il nostro stato ha forma di pollo, vedete? Cioè questa è la testa, questo è il corpo e queste sono le gambe. Insieme al nostro, ai nostri due vassalli, Fars e Khorasan, sono pronti a riscrivere la storia e ricreare l'impero persiano. Nello scorso episodio poi abbiamo pure sviluppato qui il coso, il colonialismo. Velocizziamo un po' la faccenda mettendo qua così questi editti. Perfetto. Allora questo qua è ancora Altaberistan, quindi va bene. E questo qua è ancora quello, quindi a posto. Appena confinerà qua da Mol con altre zone, 1,30. Adesso vediamo un attimo. Appena arriva Shivran possiamo di certo prendere il colonialismo. Potremmo già farlo ora volendo. Però ora va bene così. Forse non era neanche il caso di spingerci così tanto, ma insomma, l'abbiamo fatto. La prossima tech militare, a questo punto la prenderemo quando è tempo, perché abbiamo un sacco di punti. Infatti questa città ha una quantità di riserve militari pazzesca. A tal proposito, sarebbe abbastanza intelligente probabilmente farci una barracks, visto quello che siamo andati a fare. Perfetto. E magari darla anche ai nobili un giorno. Per quanto riguarda le estates, siamo messi bene, possiamo togliere qualcosa, un 5% qua lo possiamo levare. Ecco, vedete che ora tutti gli stati valgono sempre di meno perché abbiamo tolto gli stati a quelli là. 39, qualcosa che valga questo. Questo qua lo possiamo togliere, ma per ora non vale la pena. Iniziamo a togliere questo qua. E per ora va bene così, potrei togliere anche questo. Ok, la gita dei mercanti possiamo chiedergli soldi fra poco, quindi aspetto. Gli chiedi, però sarebbe anche il caso di togliergli qualche territorio, visto che ne hanno un botto. Non chiediamo i soldi, dai, facciamo così. Inizio a toglierti che cosa? Guardiamo qua. E qualcosa anche di qui. Qua l'autonomia è troppo alta, quindi andrei a toglierti tipo Teheran, la lasciamo così. Questo passa a 19, non è tanto, però insomma va bene lo stesso. Sarebbe bello sapere quanto sarebbe senza di loro. Va bene, quindi abbiamo messo giù un po' di editti. Adesso ne abbiamo attivi un paio. Qua per convertire e lì per portare in giro la nuova istituzione. Perdi uno di stabilità, perdi uno di prestigio? Assolutamente no. Per fortuna abbiamo Abbas che è un buffone, quindi nonostante sia un po' una catastrofe averlo come re, ci sta portando dei benefici, tutto sommato. Bene, direi che è giunto il momento, ragazzi. Addio Ardabil, addio le tue idee, che non sono per niente male. Che sono queste, guardiamole l'ultima volta assieme. Questa qua è una di quelle più particolari perché penso sia l'unica idea che modifica la Piti. La fa scendere verso il misticismo di 0-1 al mese. Cosa che comunque è impossibile tenere da questa parte perché ogni volta che si attacca un'uscita va di qua, ma gli sciiti li attaccheremo fra un po', questi due. Per ora continuiamo ad attaccare sunniti e quindi continua a essere di qua. Peccato. Le altre idee invece sono abbastanza simili a quelle persiane perché queste due sono le tradizioni che avremo con la Persia. Avremo National Manpower, adesso non mi ricordo, o il Manpower Recovery o il National Manpower non c'è. Il prestigio c'è lo stesso, non ci sarà questa, ma avremo già qualcosa di diverso. Mi sarebbe piaciuto arrivare fino qui, ma siamo in grado di formarlo prima, quindi non aspetto di fare tre idee per avere questo. Anche perché le zone da convertire non sono. Beh, in realtà non è neanche che siano così poche.
Forse vale la pena quasi quasi aspettare un momento. Fare tre idee. Però questo qua mi dà la potenza solo contro gli eretici. Quindi per queste qua. Ma probabilmente queste non le posso convertire per altri motivi. Dov'è che sono? A parte che queste qua sono nei... No, in Club Saggez è un botto di gente. Queste qua probabilmente sono appena state convertite. No, invece. Io ho detto che questo sarà il primo episodio con la Persia, ma sapete che potrei cambiare idea in maniera repentina? Devo aspettare il 20. Fatemi andare avanti ancora un po', vediamo cosa succede, ragazzi. Dov'è che c'è stata la rivolta? Tra due castelli, interessante. Allora, venite qua, lasciamo allenare l'ultimo. 1,72. Tant'io quanto sono arrivato qui? 34. Posso selezionarli, grazie. Ok. Ottimo. Allora tu rimani qui. Tutti sposti a Qom. Perché questi qua, ok, non ci posso fare niente, ma questi mi serve. Mi servirebbe avere quell'idea lì. Non sarebbe male. Però solo per tre province, dai. Facciamolo, ragazzi. È giunto il momento. Posso farlo anche se ho un territorio occupato dai ribelli. Sì, vabbè, se n'è già andato. È giunto il momento di riformare lo stato della Persia. Abbiamo preso un debito. Quanti soldi sto... perché stavo facendo i rinforzi. Comunque, già con le idee persiane dovremmo sistemare un pochino la faccenda soldi. Quindi, pronti? Ora facciamo anche la shipment shashala shala shin shun shon mushasha. No, mushasha non c'entra niente, questo qua. Parte come Ardabil e forma la Persia. Yes, please. Ok. Siamo diventati un impero, quindi vuol dire che tutte le culture qua sono accettate. Il colore è diventato un pochino più chiaro, quindi questa è un'altra cosa molto positiva. E vediamo subito le nostre nuove idee. Allora, questo qua non è cambiato, tutte queste sono accettate, quindi ottimo. Potremmo accettare pure quello, ma pazienza. Abbiamo National Rest più 1 per 20 anni ora, quindi attenzione anche a questo. Questi qua si vogliono ribellare un'altra volta, sempre loro. Qua non cambia così. Perché me li hai annullati? No, me li hai annullati. Vabbè, pazienza, rifacciamoli. E le idee invece quali sono? Allora, adesso abbiamo morale delle armi e cavalry compatibility che sono la stessa identica cosa. Quando finiremo tutto avremo armi morale recovery speed, che non è male, però non è neanche sto granché. Abbiamo national... Ok, quindi non abbiamo il recovery del morale, del manpower, ma abbiamo lo stesso livello di manpower massimo, produciamo più cose e abbiamo più disciplina. Quindi adesso non abbiamo più cose per quanto riguarda le religioni, ma adesso già che produciamo di più dovremmo tornare a guadagnare qualcosina in più. Adesso io abbasso questo qui. Ok, fatto l'achievement Sciascia Lancia, che è primo di questa partita. Vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. Tu mi vuoi sposare? Bene, sposiamoci. Non credo di dover sposare nessun altro. Tutto il resto è abbastanza simile. Iniziamo a fare un po' di claim qua. Allora, qua c'è quello di Mushasha, a me non interessa. Come no? Come non ho neighbors, provinces? E questa cos'è? Perché no?
Ah, devo arrivare a 25, allora, di la verità. Comunque, abbiamo dei permanent claim su tutta questa parte. Quindi possiamo attaccare questi facilmente. Eppure di qui. Adesso avrei potuto fare prima i core qua e fare dopo qua, ma chi se ne frega. Più che altro abbiamo questi qua che sono diventati permanent claim, quindi non sto a farli annettere a farce, che non ci serve più. Abbiamo anche su questo e su questi due, però qua faremo andare avanti comunque lui, direi. Magari questo qua me lo prendo per me, ma tutto il resto glielo diamo tranquillamente a lui, non è un problema. Ok, quindi la persa è nata, ragazzi. Adesso il prossimo obiettivo è Disease Persia. Questo qua lo possiamo tirare giù. Nord Atlantic. Questi che si scambiano le mappe. Che siamo tornati a guadagnare. Bene. Come la devastazione qua. 7%, poi abbassiamo pure quel forte lì. Invece come la diffusione qua della faccenda. Tu potresti essere tipo la quarta nazione al mondo a prendere il colonialismo. Uzbek non è più un rivale valido. E a sto punto non vorrei prendere Mosca, ma se mi tocca. Ma per ora no. Rimuoviamo questo. Revoca embargo. No, non voglio prendere Mosca perché non me ne frega niente di andare lì, però comunque questa cosa non ha senso. Qua lo posso fare. Ma questo chi è? È sempre Ormoz. Perché Ormoz non può... Ah, ma perché ce l'ho già io. È un mio permanent claim. Aha. Vedete quando uno non è abituato a cambiare la bandiera? Ok, Mushasha, andiamo giù. Sì, andiamo giù. Andiamo giù, però stavolta faccio la pace separata, io non mi frega niente. Allora, qua vai subito qui. Niente, fin quando non abbiamo... dobbiamo avere delle barche per battere queste sue navi. Possiamo farci davvero poco. Non penso le sposterà mai, quindi facciamo così e basta. Vediamo se mi dà qualcosa. Insomma, io qua dei permanent claim ce li ho. Ah, ma hai rotto. I Timuridi hanno rotto l'alleanza. Bene. Quindi questa guerra a me non serve proprio a niente. Ok, vabbè. Allora, la Persia. Aumentiamo a Barsa le cose. O avremo un trader? L'abbiamo già il trader. Quindi aumentiamo il potere a Barsa. Facciamo il giro, vediamo se riesco a prendere qualcosa io. Kurosan è già sul pezzo, intanto. Bene. Allora, qua perdiamo soldi attualmente. Qua siamo al 2%. Tech. Aspettiamo, facciamo subito e poi cambiamo dopo. Allora, questo. Cioè, facciamo subito i cambi e poi aspettiamo a fare gli ingaggi dopo. La guerra è per la conquista di chi comunque? Mushasha Conquest of... Quest'isoletta qua, non ho capito.
Meno 28%. Qua quanti uomini c'erano dentro? Solo 840. Mi prendo tutto per me. Mandiamo quel paese sti tizi. Ok, abbiamo annesso il vassallo. Ottimo. Conquista rivale del rivale con chi? Uzbek, direi di no. E conquista Quistan. Allora, vediamo un po'. K-U. Non è partito il timer neanche stavolta, intanto. Va bene, conquista questa. Scusate ragazzi, fatemi vedere il timer. Cosa segna? Va bene, facciamo ancora 10 minuti. 10 minuti più chiacchiere. Perché questi arrivano ora? Nage se n'è andato e non esiste più. Andiamo qua in maniera tale che Mushasha non possa prendere molto, almeno sul confine, perché non gli lascerò niente. Perdiamo 20 di legittimità. Direi che forse... Quanti anni ha il nostro re? 55. Sì, va bene, facciamo così. Poi di conseguenza, che tu sei molto contento, ora ti chiedo i soldi. E quindi mi posso ripagare il debito. Perfetto. Poi, visto che siamo in guerra... Overforce limit. E quando è che ho reclutato così tanta gente? Mi sarò fatto prendere la mano, ragazzi. Boh. Che non siamo più over force limit adesso. Siamo presi un bel po' di ducati, eh. Tanto in questa guerra è chiamato solo me, non è chiamato Caracoglio. Se lui è pieno di manpower, chiami me. Portiamola a questi. Uno di stabilità. Oh, mercenary. Ah, tolleranza. No, no, vorrei convertire in questo momento. Vorrei convertire di brutto fino al 29, 10 anni. Convertiamoli tutti. Qua c'è... No, non abbiamo neanche abbastanza cannoni. Quanti cannoni ho qua? Ho tutti i miei cannoni, non sono sufficienti. Dovrei portare... arrivare fino a 10. Allora, c'è un talento straniero. Perdiamo soldi, prendiamo armi e professionismo. Quindi un debito per avere un po' di manpower. O aumentano le relazioni con Sistan? Assolutamente no. Chi se ne frega di Sistan? Aumentiamo il nostro manpower. Boom. Perfetto. Mi piace, mi piace. Vabbè, continuiamo a far salire quello. Almeno aumenta un po'. Ask military access.
qua le possibilità di matrimonio sono scemate. Non c'è molto che possiamo fare, eh. Cioè, tu sei un tributario Ming. Andiamo un po' da questa parte. Chi ha Bakmani? Bakmani. Allora, voi siete Tech 9. I tuoi amici sono Tech 8. Sei decisamente il potere più forte a nord. Sei pure sciita, gli altri sono indù o sunniti, io mi allio con te. Io mi allio con te. Abbiamo ripreso un debito. Ah, allora intanto siamo in guerra con uno di questi, ma non l'ho dichiarata io purtroppo. Quindi qua ritiriamo giù questi che non serve a niente, visto che è stata rotta l'alleanza. Così risparmiamo un po' di soldi. Ci muoviamo verso il legalismo. E tutta questa gente qua si incacchia. Caracoglio, Timur di Gilan, meno 10. Advisor cost, idea cost. Oh, ottimo! Fantastico! Bellissimo! Davvero bello! La prossima idea è portata di schioppo. Manca davvero poco, settembre di quest'anno, ragazzi. Dai, su. Qua quanta gente sta morendo, tra l'altro. L'1%, sì, vabbè. Potremmo andare via i cavalli. Tra l'altro, essendo un impero, posso cambiare molto più spesso questo. Infatti, ora penso che metteremo qui così, visto che dobbiamo fare anche le idee. E poi posso. Ecco qua subito che si attiva la magia. Religious Unity o Missionary versus Heretics? Missionary versus Heretics. Che beltà, ora convertiamo a una velocità pazzesca. Quasi come se fossimo rimasti a Ardabil e avessimo fatto 3 idee. Allora, tu ti potresti unire a me? Un po', così scacciamo questo tizio dai nostri territori. Eh? Ti unisci a me? Ti unisci a me? Dove vai? Vieni qui. Accidenti. Questa la devo provare assolutamente. Abbiamo perso un generale? No, non l'abbiamo perso. Uno qua, uno qua. Sì, l'abbiamo perso, sì. Speriamo, abbiamo un generale cazzutissimo. Dai, è andata bene. Ora siamo una macchina da conversione cazzutissima. Ok, possiamo mettere. Sono tutti generali forti. L'88% è mio, quindi mi aspetto che tu mi dia tutto quello che voglio. Partendo da Ormoz e scendendo di qua. Comunque almeno Ormoz. Lui sta facendo il giro, cosa sta facendo? Dove sono le unità nemiche? Questa mappa in teoria me le fa vedere, solo che io sono troppo cieco. Ah no, sono qua. Ok.
stai tornando su tu? Stiamo qui tranquilli. Su un Izzelot 5 anni, non fanno in tempo a uscire. A posto. Dai che andiamo a Tech 8. Oh, finalmente. L'unica cosa che vorrei prendere è quella lì. Adesso vedere che non la posso prendere perché... Ah, c'era un'unità pure. Dovremmo fare delle navi. Questa è l'unica cosa sicura. Non ci hanno dato niente. Ai. Niente ci hanno dato proprio. Abbiamo preso un po' di favori e basta. Ci hanno dato 62 ducati. E vabbè. Ormoz cede Ormoz e due cose a Mushasha. Stiamo lavorando per gli altri. Ho un po' questa idea qui adesso. Mushasha, tu è il mio permanent claim. Te lo dico così in amicizia. Giusto per... Caracoglio, Poland. Allora, nel frattempo, vediamo se riusciamo a portarci questa nuova alleanza da parte con i Bachmani. Se no potremmo allearci con Nogai. Ma Nogai è ricomparso, quindi. Nogai, Crimea. No, Medina. Sono gli stessi. No, lavoriamo sui Bachmani che hanno un esercito di tutto rispetto. Adesso noi abbiamo... Ora posso avere quell'unità che ho cancellato. E cara Mushasha, qua prima o poi dovremo distruggerti, eh? Adesso vediamo un po' come fare, ma... Non mi piace che mi hai tagliato così. Per niente. Allenati. Torno a casa dalla Polonia. Però direi, ragazzi, che per oggi ci possiamo salutare qua. Fatemi sapere se questo video vi sia piaciuto o meno. Ci vediamo nel prossimo, vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, così da non perdere i prossimi episodi. Intanto Moscovi è diventato davvero enorme e purtroppo ha un sacco di truppe e ci odia tantissimo, quindi noi siamo messi abbastanza male da questo punto di vista. Abbiamo la tradizione militare alta ma il professionismo basso, visto che continuo a ciucciarci manpower. Però invece per quanto riguarda qui siamo in prima pagina, adesso dovremmo essere... saldamente un great power. Non so se qua riusciremo a salire velocemente, perché tanto loro hanno pure le idee di quantità che non hanno ancora finito, ma ce li hanno, ho controllato. Vabbè, i Ming è meglio neanche considerarli in una gara del genere per ora, poi magari li attaccheremo, questa è una promessa. Army Cossacks, quanti vassalli hai? 3 vassalli, 99 province, 73 ottomani, quanti ne ho? 46. Dai, ci salutiamo qua, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. GG a tutti.